Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti voi per i messaggi di auguri, sto bene, siamo qui in questa nostra condizione nuova di quarantena, la nostra quarantena prosegue, così come prosegue il nostro lavoro, io vado avanti, la città va avanti, i lavori proseguono. Il mio saluto va a quanti hanno contratto il coronavirus, faccio a loro gli auguri di pronta guarigione e devo dire che proprio queste persone sono quelle che in questo momento stanno trovando tante difficoltà perché a me le tante chiamate stanno mettendo in fibrillazione gli uffici preposti, tante persone che sono alla ricerca di notizie perché molte volte l'ASL non riesce a dare le notizie in tempo perché la mole di lavoro è tanta, anche se stanno lavorando molto i dipendenti pubblici ma non riescono a sopperire alla mole di lavoro. E poi c'è un altro problema, il problema dei contatti stretti, dei cosiddetti contatti stretti. E non c'è altra cura se non il distanziamento interpersonale. E per fare il punto della mia situazione devo dire che io ho fatto una lunga lista di persone che avevo incontrato e sono tutti negativi, tranne quattro con cui avevo rapporti veramente interpersonali e familiari. Ciò nonostante però non ha evitato a tutta questa rete di contatti l'isolamento fiduciario. Ciò significa che queste persone, nonostante fossero negative al coronavirus, sono dovute rimanere in casa per 14 giorni. Dobbiamo dire che il distanziamento sociale funziona. Funziona, ma ahimè non evita che alla fine devi restare chiuso in casa nel momento in cui rientri in una lista cosiddetta di contatti stretti. Pertanto, siccome nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, siccome nessuno di noi vuole restare chiusi in casa, esiste una sola medicina: il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina. Ci dobbiamo abituare a questo nuovo modo di vivere la socialità. Dobbiamo mantenere il distanziamento interpersonale, dobbiamo utilizzare la mascherina e questo è l'unico modo per non finire in una lista di contatti e rimanere bloccati a casa anche se si è negativi. Oltre questo dobbiamo dire che le nostre scuole stanno facendo un buon lavoro, è nella responsabilità dei dirigenti scolastici organizzare il distanziamento del personale, lo stanno facendo la sanificazione e nella loro responsabilità organizzare i lavori e le scuole. E le scuole devono essere proprio l'esempio di come i ragazzi si devono comportare e come lo stanno facendo. Ormai i maggiori punti di contatto sono diventate le famiglie, perché è indubbio che anche se a scuola funziona tutto, poi magari non si può, si deve evitare che i nostri figli, che le persone di famiglia possono venire a casa e contagiare comunque oppure farci finire in una lista di contatti. Dobbiamo abituarci, finché ci sarà il Covid, ci dobbiamo abituare a questa nuova socialità. Ma la città deve andare avanti, le scuole devono andare avanti, così come stanno andando avanti i tanti lavori che si stanno facendo per Acerra, perché noi dobbiamo ancora una volta dimostrare che Acerra è all'avanguardia e gli acerrani sono in grado di reagire. Non serve scrivere su Facebook, non serve scrivere articoli di giornali. Quello che aiuta sono i comportamenti responsabili che dobbiamo tenere tutti. A presto per i nuovi aggiornamenti.